Spagnizzari, Stade France, i Goz sono trecchini. I Goz sono felici del risultato dei Favolosi e sono a pari punti con i Goz al momento, che hanno perso i Favolosi e non sono arrivati a 30 punti. I Goz quindi sono a 27 punti, però c'è anche l'MP che stasera giocherà contro Dragon Stars. I Goz devono vincere sicuramente oggi e sperare in un pareggio tra Dragon Stars e MP, o che magari l'MP vinca, però non così tanto. Sì, dall'altra parte i Recchini devono sicuramente vincere. Quelle formazioni iniziare 19 punti per i Lecchini, per i Goz 27, 8 punti di distacco. I Goz però hanno perso 4 partite consecutive, a Round Vinta sono riusciti a vincere e oggi sono qui per fare altri 3 punti fondamentali. E i Lecchini oggi avendo molto dura fuori casa contro una squadra che vuole vincere ardentemente come i Goz, però mai dire mai. Nazarek lancia, attenzione, lancia con nome, attenzione, con nome da sul fondo, controllata contaminazione un pallone, mentre non giocherà col cazzo per il Eagles, infatti come avete visto giocherà tanto spacca il capo, e comunque non fa pentire l'assenza di col cazzo, eh. Sì, due giocatori diversi, col cazzo più abile nello spazio, però per spacca il capo è uno che ha un buon destro, un buon senso della posizione, può creare molto sicuramente. Nonita inoltre è un giocatore voluto tantissimo da Dragon Stars, che puntano con Nonita. Ci sono state anche alcune voci di Fermiolo dell'ultimo anno magari con Dragon Stars, però Fermiolo ha ribadito: io voglio restare a Nando, che è una squadra a Natale, quindi rimango qui per tutta la mia carriera. Tanto spacca la capo. Giuda Ariato Uccio, ragazzi scusate, cannone e Lecchini mi girano la testa, magari 19 punti magari va pure bene, però insomma rischia, ma tanto spacca il capo, ha detto un tiro, insomma troppo pretenzioso stavolta. Sì, l'arbitro di oggi, attenzione, intanto con Nonda tenta di sfondare, l'arbitro di oggi è Kostrov. Sì, è stato richiamato per questo arbitraggio non semplice, una partita che può dire molto. Lecchini, beh, 3 punti, 22 punti significherebbe la salvezza assoluta. Dall'altra parte, Ligo 30 punti significherebbe andare tra le prime 4 in classifica. Anche se ovviamente Dragon Stars MVP sarà il nostro posticipo. MVP 27, Dragon Stars 29, attenzione Martino Cazzo, però attenzione Lecchini, che sono una squadra che può sorprendere. Martino Cazzo, attenzione, al suo sinistro, magico, Zoran, capitano quest'oggi, ritornare indietro, non giocherà Legend oggi, Legend sappiamo non è un giocatore fortissimo, anche non molto resistente. Taggio spaccato, attenzione che Gonzalo, taggio spaccato il campo, tenta a far tutto lui, qui sbaglia forse, tenta il passaggio, è troppo tardi, torna a Triska, Soglia, Zoran, attenzione, fallaccio qui di Dragons, troppa fretta per lui, e ci sarà penso il cartellino giallo, sì. Numero 4 per l'Eagles, quindi sale di 6 Dragons. O Dragons, se volete chiamarlo in questo modo. Beh, io penso che la prossima partita vedrà Mucci contro Petorippa. Perciò sarà una partita molto importante, ma anche quella tra Wolf e Dynamite sarà molto importante. Se qui Martino Cazzo si gira, il suo sinistro pensa Martino Cazzo, e gira il palla alla fine. L'Eagles con qualche difficoltà lontano. Dobbiamo essere una squadra non portata molto difensivamente, ma che sulle fasce può fare miracolo, adesso lancio a profondità, c'è Cannoni che può allontanare in favore del gol. L'Eagles diventa una squadra molto offensiva, sappiamo, poco di difensivo, anche se si divisero, risalgono molto e lasciano anche molti spazi, forse troppi. Sì, Lecchini 5 difensori, no? Infatti per l'Eagles non è facile, tenete attenzione, contaminazione, stavo dicendo 5 difensori non sarà facile tirare, infatti invece mi sbalordisco qui, allora in mezzo lancia qui, bravissimo, in mezzo a due, ma che parare di contaminazione, altronde è più
portiere della nazionale argentina, non è uno qualsiasi il portiere dell'equipe. Lucan va a battere il suo destro, il bulgaro, palla in mezzo, Tregans! Ci sarà, penso, altro calcio d'angolo, sì, va a battere sempre il bulgaro con il suo piede magico. Tutti in mezzo, attenzione qui al Montanaro, con qualche difficoltà dalla divisa dell'equipe. Attenzione qui, lancio! Contaminazione! Salta lancio, voleva fare un monte di più, poteva girarsi, aveva tutto lo spazio, invece ha tirato subito, forse non gli hanno chiamato che era solo. Che partita l'intero attacco dei Eagles, ma che partita anche di contaminazione, sta salvando la porta, qui lancia, attacco pazzesco per Condonita, se non sbaglio, il destro non potente ma abbastanza preciso, contaminazione in calcio d'angolo, altro il terzo calcio d'angolo, va a battere Lucan, tutto in mezzo, attenzione sul fondo, incredibile, Tanji Spaccagapa ha tentato il suo colpo di testa, la sua arma migliore, palla alta però. Momotto Martin Lucas Matrisca gira per Rastucia, non si passa, lancia, recupera un ottimo pallone, 43 sul cronometro, ma manca pochissimo alla fine del primo tempo, 0-0, però diciamo che l'Igo sennò meriterebbero qualcosa in più, tre grandi parate di contaminazione però non bastano per il vantaggio dell'Igo, invece siamo ancora sullo 0-0. Un secondo tempo però che le team dovranno gestire soprattutto dal punto di vista offensivo in maniera differente. Fine del primo tempo 3-0, bella partita però dominata dagli Eagles. Uscita di Adovic, è entrato Assanito, non sta un gambo perché Adovic mi sembra in forma. Forse ha sentito alcuni problemi, non lo so, sinceramente non lo sappiamo, lo andremo a vedere. Comunque si parte del secondo tempo, 48 sul cronometro, le chine adesso hanno iniziato un altro spirito, almeno così sembra, Fuentenegro aggressivo, lancia, può ripartire, attenzione, lancia adesso molto spazio, però bravissimo qua, le chine in difesa stanno giocando molto bene, a parte quei tre tiri dalla distanza, però sempre dalla distanza, questo vuol dire che la difesa è molto compatta, molto unita. Lancia di testa per Tanji Spaccagapa, attenzione, gira per Natale che il capitano dovrebbe fare qualcosa in più, invece perde un altro pallone, non sta giocando bene, non è Natale che conosciamo questo. Non è affatto Natale che conosciamo. Tregans, Kolaukoka, Tregans, Natale, ecco qui il capitano, torna indietro per Succhiotto, non c'è spazio, se le chili coprono molto bene con una ragnatela attorno allora avversari, Fuentenegro si deve tornare indietro, con Nonda, attenzione alla sua agilità, Tregans, è un giocatore molto veloce con le Eagles, in questo modo, lancia in profondità, Dario Gargano, giù di testa, ha sbagliato tutto, poteva andarci di piede, centrato di testa, invece, arrivato di testa, non l'ha colpita affatto bene, ma questa era un'altra occasione che, insomma, poteva essere soddisfatta in un altro modo, Rastucia, ecco qui l'ex del Nanda, Zorran, Soglia, attenzione, era su in mezzo, torna indietro Cannone, anche gli cose corrono molto bene, ha salito, attenzione in destro, a non ricordare stavolta, forse se era arrivato ci avrebbe tentato un'altra giocata, comunque niente, senza se, con i mani si va da nessuna parte, insomma. Si volta via due giocatori, poi
Zoran a saluto. Tanji spaccava il gambo con l'overcut, sbaglia tutto, Martin Lucas va a recuperare, grandissima partita di Martin Lucas, vuol dire, ma appunto nessuno è migliore in campo, assolutamente ha salvato il gol che il gol, come un po' fregatura nella partita tra Ragnowski e Favolosi, anche se Favolosi hanno attaccato un po' di meno. Noel e Kim in primo tempo hanno migliorato molto. Matrinsky, attenzione, va sul fondo, il passo in mezzo per Soglia, che anticipa il suo diretto contendente, ma la manda alta. Questa era una grandissima invece occasione per le Kim, che hanno iniziato con un altro spirito del secondo tempo, molto meglio sulle fasce, guardate come sono bravi. Matrinsky, qui cross è anche buono, lento ma preciso. Soglia ha capito tutto, anticipa il suo diretto contendente, la palla però alta, non è da lui, non è da Soglia. Luca, attenzione, un passaggio per Taggio, spacca la capo, per mezzo, per lancio, per Gardone, non c'è nessuno dei due, lancia, ancora Taggio, spacca la capo, ma sempre lui, stavolta Candone, con la forza, non si sarà rimessa a vedere proprio il Nichols, per la squadra di Gary Owen, che vuole vincere la nostra partita. Luca, la palla in mezzo, Taggio, spacca la capo, palla nel mezzo, l'ultimo Sigma in mezzo a due, la lontana, con qualche difficoltà, ma con grande anche grinta, ce la fa. Piotto Treguans, Luca, attenzione, palla in profondità, niente a fare, lancia, non si passa qui, ora qui lancia, è solo contaminazione, ma è anche posizione offside, siamo lì, non facile questa chiamata per Kostrov, dove anche il guardalì soprattutto, che parata con che ha compiuto contaminazione, davvero pazzesca, lancia, Tange spacca la gamba, Soglia, Martin Lucas, Rasuccia, Zorra, attenzione, Soglia, attenzione, con nonità, ma non è qui, gli gol si stanno rischiando un po' troppo, forse non stanno più giocando in fase offensiva, a parte quell'azione in mezzo, cioè non stanno giocando, stanno giocando molto male gli gol, non mi piacciono questi gol, le Kini però stanno giocando, non è che stiano facendo un po' più di tanto le Kini, sì, un terzo tempo stanno giocando molto bene, ma deve scappare in mezzo per Soglia, buona difesa adesso gli gol, lancia, attenzione al contropiede per Golic, torna, gran passaggio per lancia sulla sinistra, devo girare così con i gol sulle fasce, lancia, fallaccio qui, fallaccio, il cartellino giallo, rosso diretto per Momoto, qui forse insomma il Kostrov ha esagerato un po' troppo, secondo me rosso diretto, va a battere Natalek, tutti in mezzo, adesso gli gol stanno, attenzione, hanno un uomo in più, spaccato, Natalek, attenzione, con nonità, attenzione, non si passa, contropiede Lecchini, ma anche solo in 10, Zoran, Rasuccia, se ne va, attenzione, Rasuccia, sempre con il pallone in mezzo, calcio d'angolo, e Lecchini, sebbene stiano giocando in 10, hanno ottenuto un calcio d'angolo prezioso, Zoran va a battere, palla in mezzo, Soglia anticipato, ha salito poi, lontano, spacca la gamba, attenzione, Itaco, Gargone, vince, attenzione a lui, lancia, attenzione all'argentino, molto veloce, lancia, lancio di Matrisca, attenzione all'arbitro di gran carriera, cartellino giallo, sì, sì, cartellino giallo per Matrisca, per sua fortuna, ha rischiato moltissimo, con moneta, Gargone in posizione regolarissima, pallone in mezzo, lontana qui la difesa, adesso dei Chini però con un difensore in meno stanno rischiando un po' troppo, Luca vince il pallo, lancia, forse l'ultima occasione della partita, con Monica, palla in mezzo, Gargovic, Gargovic, Tazza spacca la cava, anticipata all'ultimo, poi Soglia per allontanare, ha salito, oggi non è qui, vediamo se c'è l'ultima azione della partita, però dei Chini vorrebbero almeno un pareggio, oggi ormai andrebbe anche bene, un pareggio a 20 punti, Soglia, cannone, può avanzare lui, cannone,
attenzione, torna indietro. Adesso le Kini si accontentano di questo pareggio. Infatti qua finisce la partita 0-0, bella partita, buone emozioni, non bellissima, buona partita sicuramente. Da Marco Gallone è tutto, alla prossima amici.